con Persona 5 Royale. Vediamo un po' se va tutto bene. Sì. Sì, eccoci qua. Ok, ragazzi. Vedo che Anna vuole fare qualcosa con me. C'è anche Ryuji. I piani per oggi? Sono ancora nel corridoio. Fammi sapere se succede qualcosa. Non è ancora andato a casa. Vuoi passare il tempo con lui? Decidi dopo. Penso... Sì, lo faccio con Anna. Però non sono molto gentile ultimamente. Sai che la prossima bersaglia è comprata da studente modello. Stamattina mi sono sentita osservata. Cosa faccio? In fondo chiedere è sempre lecito. No, però... Ediane sembra depressa. Niente, non è nulla. Devo dire qualcosa. Se la mia gentilezza fosse di almeno gentile, potrei invitare Anna a uscire. Sei patetico, un vero uomo dovrebbe saper tranquillizzare il cuore di una donna. Ah, non posso quindi, però attenzione, c'è brutto tempo, io andrei in biblioteca. No? Ah no, aspetta, prima facciamo una roba. Andiamo a cambiare DVD. Conoscenza. Peccato, non dovevamo essere più gentili, potevamo chiedere di uscire. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Paletta. Porca paletta. Ah, ma che scena, potevo fare subito stazione. Volevo andare qua. C'è qualcosa che potrei fare. Più fascino, se no. Perizia, anche quello serve. Niente, allora. Andiamo un attimo. Va bene, una stanza di velluto che dobbiamo finalmente riprenderci Arsène. Giusto? Basta pagare un po', no? Ah. Ti manca Arsène? Cazzo. Parla con Igor. Igor. Registra evoca. Ma registra? Io registro tutte. Cosa vuol dire? Ok. Arsène, 2121 yen. Però a livello 1. Buon, ce l'ho allora, sei contento? Ok, poi direi di non fare le sfide perché siamo troppo deboli ancora, giusto? Due minchie erano le sfide. Ah no, le sfide sono delle ragazzine lì. Fatemi parlare con Caroline. Ho ancora da fare. Perché devi fare la sigla? Ti serve qualcosa? Una battaglia speciale. Consigliato di... Ma non l'abbiamo mica già fatto? Tutto fatto. Ma direi di aspettare allora. L'abbiamo già fatto, vi vedo qua. Franca! Ok, quindi. Allora io dovevo un attimo restituire un DVD. Vediamo se c'è qualcos'altro di bello. Non leggi un DVD. Ok. Aumenta il fascino. Perizia. Coraggio. Allora, io fascino lo scarto un attimo perché l'abbiamo già abbastanza.
Lino, secondo te perizia o coraggio? Tu cosa diresti, perizia o coraggio? Qual è che sta posso dire? Boh, sono tutti allo stesso livello secondo me. Beh, io farei coraggio, dai. Sì, vai. No, ho fatto cerchio. Cosa minchia ho fatto? Ho fatto una cagata. Come al solito. Torni in sosa, Sì, sì. Coraggio. Noleggia. Perfetto. Allora, poi. Oggi è il 6, no? Quindi niente. Mi dicevi andare in giro ad ascoltare anche la gente. Kamoshida, bla bla bla. Non mi interessa. Di qua si va al cinema. Qua si va a far compere. Dove ne siamo? A un quarto ora di 9 stacchi. Sì, perché? C'è qualche problema? No. Amica farmacia. Dove siamo? C'è nulla. Nulla di nulla. Qua cos'è? Ah, è sottoposto, si va in stazione. Qua è dove dovrei lavorare. E qua? Sala giochi. Niente, allora decido di karaoke. Non c'era quella roba là sugli hamburger? Eccolo qua. Ora puoi viaggiare velocemente verso il Big Bang Burger a Shibuya. Nello spazio non ci sono giorni e notte. Una sfida chiamata Big Bang Challenge. Se riesci a consumare il nostro maxi hamburger speciale entro il tempo limite vinci. Un premio eccezionale per coloro che ci riusciranno. Farà passare il tempo e migliorerà il tuo coraggio. Costa denaro. Per riuscirci avrai bisogno di conoscenza, perizia e coraggio. Boh, non fa per noi allora. No, non abbiamo... Non ne vale la pena adesso. Abbiamo in menù un'offerta primaverile a tempo limitato al panino terrestre. Vai via. Ah, potevo fare anche un ordine da sport però. Che cazzo? Facciamo un ordine da sport, oh? Che dici? Tutti relegati, Mi prendo un paio. Ah, solo uno c'è. Esaurito. Poi andiamo a vedere un'altra roba che non abbiamo mai visto, che era questa, la palestra. Bello che tu vuoi allenarti, ma spenderesti dei soldi per farlo, perché non lo fai in camera, è molto più economico. Niente, poi qua abbiamo Beef Bowl Shop. A quel dipendente part time è andata male. Provando qui miglioreresti la tua perizia. Non male però. Ok, niente, cambiamo posto. Dobbiamo decidere cosa fare allora. Io andrei un attimo da Ryuji a vedere se... Vai subito. Perché al massimo si può rifiutare, vero? Franca, stai andando a casa? Che dici di allenarci un po'? Se non ci manteniamo attivi finiremo con l'arrugginirci. Non penso che il mio legame con Ryuji si rafforzerà per ora. Niente allora, rifiuta. Quindi anche con lui no. Allora io andrei a studiare. Cosa dici? Ti aumenta mica il coraggio se vado a studiare in biblioteca? Conoscenza. Non posso andare a casa? Che dici? Non posso andare a casa secondo te? Oppure le gabbie di battuta.
Prima vado a vedere se posso. No, andiamo nelle cave di battuta, via. Che metti idea. Però non mi ricordo come si faceva. È lì, no? Come si faceva? Nino, com'è che si faceva? Scusami, metto che devo premere X. Te o continuare a premere, cosa devo fare? Merda. No, devo premere, ho sbagliato io. Ok, dai. Troppo presto. No, non ce la faccio più, mannaggia. L'altra volta poi li beccavo tutti. No, non ce l'ho fatta. Neanche uno. Continua a giocare. Mannaggia. No. No, non riesco a beccarlo. L'ho preso. L'ho preso. No, non l'ho preso. È difficile, eh? L'ho preso, mi ha fatto schifo. Un altro round, vai. Riproviamoci. Schifo. E non riesco a fare fuori campo. Però forse ho vinto un premio. E infatti tiro il premio e battitore. Più veloce è S. Perizia. Decente. Posso schivare il gesso dell'insegnante, secondo me. Cosa dici? Ci sta. A luglio tornerà la macchina in manutenzione, quindi potremo aggiungere un nuovo programma. Andiamo a casa. Siamo a maggio. Ecco le chiavi. Perché ho altre le chiavi? Dovrei chiudere tu. Aspetta che alzo un po', sento una vega. Domani è il 7 del mese, andiamo a lavorare, che c'è il bonus. Ora puoi uscire da Young and Jaya di notte, Lino! Vogliamo andare ora che abbiamo il permesso? Già che ci siamo non dovremmo passare al negozio software e chiedere del sacchetto di carta. Ah, dobbiamo andare là, quel robo là, a chiedere. Sì, sì, va bene, va bene. Ha cambiato musica? Sta cantando. Sono chiusi i negozi, no? Dove mi sono andai? Ti è piaciuto? È il nostro Game Award. Bambini che parlano. Non vogliono che guardi la TV finché gli esami non saranno finiti. Che barba. Nemmeno di sabato. Vuoi dire che non puoi guardare Phoenix Rangers? Non me ne frega niente di quelle cavolate. Guardi ancora quella roba per bambini? Cos'ha che non va? A me piace. Feather Change. Ok, lo ammetto. Featherman è figo. È una serie storica ormai. Non sono più nata dalla dottoressa io. Stanno riordinando gli scaffali, sembra che presto chiuderanno. Davvero? No, no, andiamo via. Allora,
Niente, andiamo a sentire il sacchetto, dai. Dovrei aumentare poi il coraggio, perché è l'ultima cosa che mi manca, vero? E gentilezza! No, no, andiamo a gentilezza! Gentilezza assolutamente! Vero? Fissi il bagno, è ora di pulire. Iniziamo subito. E poi aumento il legame con lui. Magari c'è nuvolo e quindi prendiamo più gentilezza, non lo so. Sì, sì, ben già letto queste cose qua. Però non aumenta molto, mi sa. Solo uno, vedi? Attenzione! Un rumore strano fa. Sì! Sono gentile! È un miracolo. Manca il coraggio adesso, eh? Yes. Posso chiedere posso chiedere a Dan di uscire! C'è avuto più del previsto, dopo aver finito di pulire dobbiamo andare a letto. Hai capito, Lino? Stiamo andando alla grande qua, eh? Il culo. Sta abbassando lì i ladri fantasma. Sono in piedi. Mi spostati un po' più a destra, non riesco a vedere lo schermo. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Si indaga sulle violenze a scuola, l'istituto si dissocia dai metodi utilizzati dai suoi insegnanti. La scuola nega di essere stata al corrente dei maltrattamenti. Allarme pollini in arrivo. I pollini, sì. Arrivano i pollini. I pollini sono in aumento, denunciamoli. I pollini. Ma ti c'è che cazzo sono lì? Allarme pollini in arrivo, i pollini sono in aumento, il picco la prossima settimana. Tokyo da scoprire, arte a Shibuya, apre la settimana prossima la mostra di Madarame. La gente continua a parlare del caso di Kamoshida. Nessuno su questo treno sa che è tutta opera nostra. Ma quella là è senza occhi, hai visto quella che era dietro di me? Sì. Allarme... No! Allarme pollini. Ma quindi iniziano gli esami? Non ditemi che ve lo siete scordati. A storia di un taglio a bambù. Il racconto più antico del Giappone, peraltro è la più antica storia fantascientifica. Ma secondo me è la più antica storia giapponese su una donna terribile. No, voglio dire, la principessa Kaguya assegnò i compiti più assurdi ai suoi spasimanti. C'è Frosty! Hi guys! Hi Frosty! Bravo Frosty, guarda un po' qua, aiutaci. Tra l'altro, invece di leggere pollini, ho letto pollini. Ci sarà pieno di pollini, hanno detto. Tutto bene, grazie. Tu, and you? E tu? E tu? Tu? Aspetta, Frosty, che magari è una domanda questa tizia qua, eh. Alcuni persero le loro fortune, altri furono umiliati, mentre altri ancora rimasero feriti o ciechi. Aspetta, rileggiamo un attimo. Allora, dunque... C'è questa storia qua giapponese, no? La storia di un taglia bambù. Allora, la principessa Kaguya assegnò i compiti più assurdi ai suoi spasimanti. Alcuni persero le loro fortune. Altri furono umiliati. Mentre altri ancora rimasero feriti o ciechi. Donne come la principessa Kaguya esistono in realtà in molteplici racconti da tutto il mondo. Ebbene, Bella Kun! Attenzione! Bella Kun! Attenzione! Don't know ancient Japanese legends. Neanche noi, non ti preoccupare. Ci spariamo. Avrete sentito dire che una donna che porta la rovina usando l'astuzia è una femme fatale. È una femme fatale. Dunque, qual è la traduzione letterale dell'espressione femme? Ah, quindi è femme fatale. Adescatrice, donna del destino, donna irresistibile, anima gemella. Ah, perché fa... No, che fatale, no. Adescatrice. Adescatrice. Non lo so. Frosty, tu cosa diresti? Fatale. Frosty, help me, please. Fatale perché è di fotte. Però non so. Cioè, fatale... Forse fatale anche perché è destinata... Destiny Woman, dice.
Donna del destino. Sì, no. Sicuro, Frosty? No, anche me sembra così, però io ho paura di questa domanda. Vado, è Frosty? Frosty, dimmi sì o no. Vado? Anch'io ho paura. I'm worried about it. Mi ha messo il cuoricino. Era così difficile? Frosty ha cannato. Prima volta che canniamo, ragazzi. Donna irresistibile. Francese, ovviamente. Frosty ha fatto francese, ma vabbè. Esempi celebri sono la fata Morgana della leggenda di Artù e la regina Salomè della Bibbia. Per non parlare della selvaggia e seducente ballerina dell'opera Carmen. Forse insegnante voleva chiedere a qualcun altro? Che sfiga, però mi dispiace aver cannato, porca vacca. Perché dovevamo essere uno studente modello, dovevamo essere. Questo avrebbero azzeccato in tanti. Sapete che gli esami non saranno così facili da poterli superare passando tutta la notte prima. Organizzatevi bene e assicuratevi di comprendere a dovere gli argomenti, ok? Lei sentite, deve essere tosta a fare lo studente. Però mi dispiaceva anche andare a vedere la risposta su internet, Alina. Mi di certo ripassare non ti farà male, ma ti ce l'ha tutta. Mica non so un cacchio. Oh, finite le domande. Perché siamo qua? ロクな書き込みがね恋人やら親への愚痴ばっかだ。パレスの持ってそうな大物の依頼。ネット限界あるね。これで名前や居場所までって言っても。警察も見逃してる大物。足で見つける気か？だよな。 Ha detto che lui non è d'accordo. Devo vedere su internet se fatal cosa vuol dire. Aspetta che devo far partire la pubblicità, scusami un attimo, Frost. È uno di quei termini che secondo me vanno. Intanto vado a vedere. Sì, uno di quei termini che sembra una cosa, ma in realtà un'altra, secondo me. Che insieme così è. Boh, mi ci sembra fatale. Vabbè, contento lui. Ma no, devi vedere cosa vuol dire. Vabbè. Perché lei, lui fa, ha chiesto la traduzione letterale. Boh. Sì, ho capito. Siamo sicuri, non lo so. Fa vedere. Traduzione letterale, sì, effettivamente è scritto letterale. Già hai ragione, immagino non ci resti che attendere la fine degli esami, Restiamo in attesa per un altro po', se dovessimo rimanere le mani vuote inizieremo a preoccuparci. Cosa succede? Non lo so. Ah, è questa baldracca. L'ha mandata il preside. Tra l'altro Frosty non ha visto il preside, ma è uno che è... assomiglia molto a uno che conosciamo noi del comune. Ti dico soltanto sudato. No, sudice. Sei con il suo vietato, sapete? È pelato. Ce ne andremo appena avremo finito di chiacchierare. Mi espressamente li consiglio da noi. Dopo poi farò anche io l'acconciatura di Anna. Starò bene così. Non penso. See you later. Sì, a dopo, Frosty. Poi facciamo una live stasera. No, scherzo, tanto internet non mi regge, quindi non posso. Però sì, ci vediamo dopo. Tu lo conosci bene, Tato Kamoshida? Virtual Hug. Nel profondo lo conosci? Chi? Non proprio. Tanto adesso noi siamo coraggiosi o no? No, non siamo coraggiosi, è una cosa che ci manca. Meglio.
Per bene è scritto attaccato, non lo sapevo.